Oh oh. Che è successo? Oh oh. Dai, andiamo? Oh oh. Mi dai la mano così andiamo a fare spesa? Ragazzi, è da un po' che non ci vediamo, che non vi parlo così alla telecamera, oggi mi andava. Ciao, ciao! E ho terminato un video, infatti nella stessa giornata sto registrando due video, perciò mi vedete con la stessa maglia. E sto andando a fare la spesa perché per me oggi è 13, il compleanno di mio figlio, fa 22 anni. E invece il 15, tra qualche giorno, arriva Morena, arriva e viene per il compleanno, sì, Ade arriva, viene per il compleanno di Denise il 24, però ne approfitta per scendere una, ne approfitta per scendere una settimana prima perché becca un passaggio, ecco, gli danno un passaggio, quindi non si fa tante ore di pullman o di treno, perché per scendere con il treno doveva fare più di un cambio, doveva cambiare o due o tre volte il treno, quindi siamo stati proprio fortunati. E niente, quindi io adesso mi fermo a fare la spesa e noi ci vediamo dopo. Ragazzi, allora siamo rientrati. Sono un po' agitata per due motivi. Uno perché all'incrocio di casa mia, non lo so, io la macchina non l'ho proprio vista arrivare. Sarà che ero concentrata, forse, non lo so, avanti, a guardare avanti. Sapete quella frazione di secondo che vi distraete un attimo, magari, non distrarre dalla guida, che non guardate a destra e guardate davanti, sinistra, e guardate davanti. Alla mia sinistra arrivava una macchina, forse si è coperta dal longherone che ha la macchina mia, perché mio marito si lamenta sempre di questo fatto che le macchine non si vedono e non abbiamo una buona visuale. Infatti questa macchina la vogliamo cambiare proprio per questo motivo, quindi mi sono vista arrivare la macchina addosso. Non è che mi sono distratta per mezz'ora, quella frazione di secondo, io non so chi mi ha aiutata, abbiamo evitato il peggio, ho dato una frenata, ragazzi, che meno male Denise era seduta nel sediolino, se no mi sarebbe arrivata avanti. Io la porto sempre seduta nel sediolino, sempre. E l'unica cosa mi è presa l'ansia, perché dici esci un attimo per comprare due cosine e ti ritrovi che può succedere qualsiasi cosa con la bambina in macchina, quindi ti senti doppiamente in colpa. La bambina non ha capito granché, però io mi sento in colpa. L'altra cosa che è successa, e qua ve la posso raccontare ridendo, sapete quando si passa la spesa sul rullo? Ecco, Denise passava, prendeva la spesa di là e me la metteva in busta. Non abbiamo pagato due o tre cose, se ne è accorta la ragazza Nika. Meno male che Nika ha visto che io imbustavo e guardavo la bambina, imbustavo e guardavo la bambina. Però no, non ho visto la bambina, non ho visto che Denise prendeva di là. Pensavo che queste cose gli venissero passate dalla cassiera, come fa di solito quando capita Nika, quando troviamo questa ragazza, gli dà le cose e le fa mettere in busta, quindi siamo stati anche ladri. Meno male che ce ne siamo accorti in tempo, figuriamoci se potevo fare una cosa del genere. Allora, detto ciò, non ho preso neanche il cavalletto, mi tremano sicuramente ancora le mani, quindi verranno delle riprese mosse. Ragazzi, non ho comprato nulla, ho speso 20 euro, 19 euro, quasi 20, carta igienica, poi il solito yogurt che prende Denise, che ha già mangiato, sta già mangiando le palline. Mamma. Sì. Poi ho preso due iceberg a 99 centesimi l'una, quindi ne ho approfittato perché costava meno. Ho preso i pirottini. Sì.
verde, i pirottini, perché voglio fare un dolce. Adesso non lo so se li faccio per il canale di Denise o li faccio quando mi gira. Ho preso un tè della San Benedetto, 49 centesimi, e poi ho preso i fiocchi d'avena per fare la granola. Poi ho preso 1, 2, 3, 4 e 5 pacchi di pasta, quindi sono 2,5 kg, più i pomodorini. 2,20 € di pomodorini vanno a 3 euro, più 99 centesimi di nocciole e il miele, sempre per fare la granola. Ragazzi, ditemi voi, 19 euro e qualcosa. Cioè, guardate, qui ci sono 20 euro. E che ci mangiamo? Niente. Boh. Allora, io ho preso più pasta perché con il menù, no, con il menù settimanale, con l'arrivo di Morena. Ah, glielo fai mangiare da voi. Con l'arrivo di Morena devo cucinare più pasta, no? Finito. Perché di solito noi a pranzo mangiamo così, invece Morena vuole la pasta a pranzo, quindi ho preso un po' di pasta. Ho preso la carta perché mi serviva e i pomodorini per fare una spaghettata. Quindi diciamo che di concreto proprio spesa non ce n'è. E niente, dopo queste immagini vi voglio lasciare alle immagini di una torta salata che ho fatto forse più di 10 giorni fa, quando ancora faceva frescolino, e solo che ve la voglio far vedere perché adesso inizieranno i picnic, ce la possiamo portare a mare, in montagna, al parco, quindi ve la voglio consigliare, ve la voglio far vedere, quindi vi lascio alle immagini della torta salata ai peperoni, adesso non mi ricordo come si chiama, ve lo lascio qui. Allora ragazzi, nel boccale mettiamo uno spicchio d'aglio, 100 g di peperoni a pezzetti e un po' di prezzemolo e lavoriamo per 5 secondi, velocità 8. A questo punto dobbiamo unire 20 g di olio e 200 g di funghi. Io avevo questi cardoncelli in congelatore, quindi ho usato questi. Voi potete usare anche champignon, quello che volete. Dobbiamo cuocere senza misurino per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Ho srotolato la pasta sfoglia e ho visto più o meno la grandezza della teglia, perché mi servono le striscioline, quelle le classiche che si fanno di solito per una crostata. Quindi per non usare un secondo foglio di pasta sfoglia ho cercato di ricavare le striscioline proprio dai bordi, così da non usare, come vi dicevo, un secondo rotolo. A questo punto dobbiamo aggiungere 70 g di speck nel boccale a cubetti, 200 g di ricotta scolata dal siero, ragazzi, e adesso in questo preciso istante, se amate la provola affumicata e il parmigiano, dovete aggiungere 100 g di provola affumicata a cubetti e 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, ovviamente. Io, cioè noi in famiglia non lo mangiamo, quindi non ho messo questi due ingredienti. Dopodiché mettiamo un uovo, come avete visto, il sale e il pepe e amalgamiamo per 30 secondi, velocità 3. Una volta versato il composto
nella nostra teglia facciamo le striscioline che vi dicevo prima, che io ho ricavato sempre dallo stesso cerchio. Guardate, non si vede niente, quindi è una cosa che si può fare. A questo punto possiamo cuocere in forno caldo per 35-40 minuti a 180 gradi, o perlomeno fino a doratura. Ragazzi, dovete vedere voi il vostro forno, ognuno ha un forno diverso, quindi regolatevi voi. Allora ragazzi, mi ha telefonato mio marito, dice: esci un attimo, ti devo dare una cosa. Pensavo qualcosa da mangiare, qualche dolce, se ne viene con questa pianta qui, bellissima. Io adesso, guardate, ci sono le radici, non so come curarla. Quindi se qualcuno mi può aiutare, volevo sapere il nome, così leggo qualcosa su internet. E in più fatemi sapere se la posso tenere in casa o fuori. Cioè, io la vorrei tenere in casa, guardate, bellissima. Io non lo so adesso, forse gliel'ha data qualcuno. Io adesso non lo so chi gliel'ha data, perché mio marito fa il montatore di infissi, di portoni, di zanzariere, pergole, tende, quelle che si mettono fuori, queste cose qua. Quindi sicuramente, cioè, quindi lui va in ogni casa e quindi avrà trovato un'anima buona che sa che mi piacciono le piante e me l'ha data, me l'ha portata. Io non lo so, non sono riuscita a parlare perché era col camion, quindi di corsa mi ha suonato, sono uscita e l'ho presa, quindi non so proprio niente. Adesso che mi chiama, poi mi darà spiegazioni. Quindi se qualcuno di buon cuore mi aiuta a non farla morire, fatemi sapere, datemi qualche informazione, lasciatemi un commento, cerchiamo tutti insieme di non far morire questa pianta. Io vi ripeto, la vorrei tenere in casa, non so dove, so dove, ma sicuramente non può stare. La vorrei tenere nel corridoio, però il corridoio fino alle 3, che ha dormito Denise, è luminoso. Poi quando chiudo, che addormento Denise, primavera e estate io riapro di nuovo tutto, ma in inverno non è che riapri tutto, perché ovviamente deve mantenere il calore del camino, quindi risulta buio. E niente, tutto qua. Nel frattempo io sto facendo la pasta è buono, a Denise. Io mangerò un po' di salsa tonnata che è avanzata ieri, avantieri, e in più mi vedo papà arrivare con la focaccia. Allora ragazzi, per me si è fatto sera, un pomeriggio tardi, abbiamo sistemato la pianta con mio marito, abbiamo comprato il vaso e il terreno ovviamente, quindi noi ci salutiamo, chiudo qui, il succo, un attimo, chiudo qui questo vlog, quindi vi ripeto, scrivetemi nei commenti, fatemi sapere, aiutatemi, così almeno non gli do la soddisfazione a mio marito, perché mio marito quando compro una pianta mi dice subito: dove vuoi farla morire? Quindi decidi dove vuoi farla morire, quindi adesso la soddisfazione non gliela voglio dare, quindi datemi una mano. E niente, vi ricordo di iscrivervi al canale, sia questo Angela Di Trani che quello di Denise Polpetta in Cucina, così ci facciamo un po' di compagnia. Ciao! Ciao, di ciao, ti do il succo, dai, saluta. Ciao, ciao.